Un premio dedicato ai lavoratori, ma con un'accezione più ampia, più profonda, quella che ritrae anche l'aspetto umano dell'impegno, della devozione, dei valori. L'UGL dedica una sezione speciale del premio Antonio Zimei, giunto alla sua 13ª edizione, a quelli che vengono eletti moschettieri del lavoro e li sceglie attraversando ambiti differenti tra loro quasi quanto il giorno e la notte. Il senso di mettere, diciamo, di personaggi importanti insieme ai lavoratori è quello proprio di quasi uno scambio di testimone, cioè il grande personaggio che si fa carico anche delle responsabilità rispetto a questi lavoratori e lavoratrici che hanno questa grande sofferenza. Ci sarà il presidente della giunta regionale D'Alfonso, ci sono anche artisti, Tony Gianmarinaro, l'ex calciatore del Torino, Tony Pagliuca, che è stato un famoso cantante del gruppo delle Orme, ci sono i giovani, quelli che si realizzano come il cardiologo Francesco Saia, ce ne sono tanti. Evidentemente io ho letto la motivazione che mi raccomandavo anch'io che non sia per il passato, perché ho avuto la fortuna di suonare con le Orme e ho preso parecchi, cioè ho vinto 2 dischi d'oro di vendita, insomma. È stato apprezzato il mio lavoro dopo Orme, perché io ho continuato a studiare, a cercare, a lavorare, perché mi piace la musica e per me è un mondo che non si è mai finito di imparare. Tony Gianmarinaro racconta la sua storia, una storia nel senso che lui fu testimone di una sciagura passata agli annali. Si parla del Torino e della strage di Superga. Io avevo 17 anni con i miei compagni di squadra ed eravamo all'inizio della nostra carriera ed eravamo dei lavoratori del pallone, perché non eravamo ancora nessuno rispetto ai nostri grandi calciatori che sono morti. Però è stata una bellissima storia. Ecco, oggi lei pensa che qualcuno può essere elevato a moschettiere del lavoro nel calcio di oggi rispetto a quello che vivevate voi? No, assolutamente no, perché nel quel periodo, nel 49-50, la rappresentanza del calcio era molto più affettiva rispetto ad oggi col denaro. Quanto guadagnava un calciatore che giocava al Torino in quegli anni? Dunque, in quegli anni Mazzola, che era il più grande calciatore di tutti i tempi, guadagnava quasi 1,5 milioni all'anno. Cioè, praticamente noi non guadagnavamo nulla.